l'hanno accolto con un applauso che non finiva più tra le luci scintillanti di una fenice gremita. È così che il patriarca di Venezia, eletto arcivescovo di Milano in procinto di partire alla volta del capoluogo lombardo, è stato accolto dai rappresentanti istituzionali nella serata del suo saluto ufficiale alla città. A salire sul palco insieme a lui dopo il concerto dell'Orchestra La Fenice per ringraziarlo di questi 10 anni spesi per la diocesi e la comunità cittadina, il governatore del Veneto, la presidente della provincia e il sindaco. Lui è come Colombo, indica la via, nel senso che al Veneto, ai Veneti, ha indicato la via del dialogo, la via del confronto, la via anche della tolleranza, diciamolo fino in fondo. È stato un utile elemento di confronto anche perché con lui si è inaugurato un nuovo modus operandi, come direbbe qualcuno. È stato vicino alla comunità, è stato veneto tra i veneti. Credo che sia stato un grande pastore, un grande padre, ma anche un grande intellettuale e che quindi abbia saputo cogliere di Venezia quelle che sono le cose più straordinarie e uniche di questa città. Ha indicato alla città delle strade nuove e le ha dato anche maggiore sicurezza, come dire, consapevolezza di se stessa. Quindi credo sia, come dire, una perdita in questo momento, ma sono convinto che ci lasci anche un insegnamento importante. Toccante il saluto che il Cardinale Scola ha rivolto a Venezia. Questa ha detto una città unica, perciò può e deve parlare al mondo. Ciò che provo è che andar via mi costa. Proprio percepisco che mi costa. Però mi sono detto, se costa è perché lasci qualcosa che vale, è perché lasci qualcosa di molto prezioso. L'uomo spesso scappa, l'uomo spesso è contento di voltare pagina, ma se una cosa ti costa, allora devi riflettere fino in fondo su cos'è questa cosa, per poter trarre dall'elemento di rinuncia e anche di sofferenza che c'è dentro tutto ciò che il Signore ti indica, e questo sarà una grande dote che tenterò di portare a Milano. Domani sera il congedo dalla diocesi con la Santa Messa in Basilica di San Marco che Telechiara trasmetterà in diretta a partire dalle 18.